Ciao a tutti quanti, io sono Deborah, una componente del PIT, il Paranormal Investigation Team. Anche questa volta, come la volta scorsa, voglio rispondere ad alcune delle domande che ci avete fatto, che come sempre sono state tantissime. Ma ascoltatemi con attenzione, perché vi svelerò il momento in cui il PIT ha avuto più paura e soprattutto il momento in cui abbiamo avuto un reale contatto fisico con un'entità. Molti in questa settimana ci avete chiesto di parlarvi degli strumenti che utilizziamo durante la nostra indagine e io voglio farlo proprio partendo dallo strumento base, dallo strumento per eccellenza, ossia il K2. Questo è il K2, l'avete visto sicuramente in tutte le nostre indagini. In molti ci avete chiesto come funziona e che cosa vuol dire quando le luci di questo strumento si illuminano. Beh, allora ragazzi, questo strumento rileva le variazioni all'interno dei campi elettromagnetici. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che qualora ci sia uno sbalzo nei campi magnetici, questo strumento si illumina. Questa è la spiegazione base, molto semplice, quindi rileva una variazione. Ovviamente questo non vuol dire che rileva l'entità, perché purtroppo le variazioni all'interno dei campi elettromagnetici possono essere causate da un sacco di cose. Per esempio, se voi provaste ad avvicinare questo strumento a un normalissimo forno a microonde, noterete che si illuminerà fino al rosso, o se no fino al rosso quasi. Bisogna fare molta attenzione a quello che ci sta attorno. Per questo è molto importante la fase di sopralluogo, quello che il PIT svolge prima di ogni indagine. Noi attraverso questo sopralluogo svolgiamo una bonifica, cioè valutiamo se ci sono interferenze, se ci sono eventuali elementi normali, naturali, che possono interferire con i nostri strumenti, che quindi potrebbero rendere i nostri risultati vani. Ma parliamo adesso di ghost hunting. Cosa vuol dire quando questo strumento si illumina? Si pensa infatti, e ripeto, si pensa che una possibile presenza, quindi un possibile fantasma, crei delle variazioni all'interno dei campi elettromagnetici. Quindi automaticamente queste variazioni vengono registrate da questo strumento che si andrà ad illuminare. Più è forte la variazione, più la luce, diciamo così per essere più chiari, si avvicinerà al rosso. Cosa vuol dire più forte? Vuol dire che sempre si pensa che l'entità sia più forte o meno forte. Quindi questo strumento ci è molto utile per capire se in quel momento attorno a noi ci sono delle presenze, eventuali presenze. E spesso e volentieri queste presenze possono anche comunicare con noi attraverso questo strumento. Noi spesso infatti poniamo delle domande che abbiano come risposta un sì o un no, accompagnato da un'accensione o meno dello strumento in questione. Ma veniamo adesso a un'altra domanda, una di quelle che ci chiedete veramente in tanti, ossia qual è stato il momento in cui il PIT ha avuto più paura. Ci trovavamo ad Almorol, in Portogallo, per registrare una puntata di Mistero, in onda su Italia 1. Durante quell'indagine ci trovavamo all'interno di un castello su un isolotto. Eravamo completamente circondati dall'acqua, non potevamo scappare da quel luogo. Ad un tratto, all'interno di quel castello, abbiamo sentito dei colpi fortissimi provenire dal piano superiore, dalla cima della torre, dove, secondo la leggenda, la dama di quel castello si sarebbe gettata e suicidata per amore. Ma invece di stare a parlare tanto, preferisco farvi vedere proprio quel momento. Guardate. Cos'era? Avete sentito anche voi? Oh! Cos'è? Ci ha dato un segno, forte. Guarda per l'oca. Come avete potuto vedere, il colpo è nitido e le nostre reazioni pure. Quella volta, ragazzi, ci siamo veramente spaventati, ma soprattutto perché non potevamo andarcene da quel luogo fino al mattino successivo, quando una barca sarebbe venuta a prenderci. Passiamo ora all'ultima domanda di questa mia puntata, ossia se abbiamo mai avuto delle esperienze fisiche con un'entità. Ebbene sì, la sottoscritta ha avuto un'esperienza fisica con un'entità. Eravamo al Castello del Roccolo, a Busca, in provincia di Cuneo. Stavamo svolgendo un'indagine come tutte le altre volte. Ad un tratto ho iniziato a percepire un forte mal al collo, una specie di torcicollo, avete presente? Non ci ho fatto subito caso e ho lasciato che l'indagine andasse avanti. Mi sono però avvicinata a Paolo e gli ho detto ovviamente del mio malessere, senza comunque bloccare l'indagine. Nonostante questo, quando c'è stato un momento di riunione del gruppo, non ce l'ho più fatta e ho dovuto dire: ragazzi, io ho veramente male al collo. A quel punto sia Paolo che Cristian hanno deciso di andare a fondo e mi hanno guardato proprio dietro al collo e con grande stupore hanno visto che avevo 4 graffi ben visibili, ma anche questa volta preferisco farvi vedere il momento. È un graffio. Due. No, tre.
1 4 2 Sono 4, 4. La cosa particolare è che una persona, prima di svolgere l'indagine, ci aveva avvisato proprio di questo pericolo, perché a lui stesso era accaduta la medesima cosa, mentre si trovava proprio in quel castello a fare delle semplici fotografie. Bene ragazzi, questa volta ho voluto addentrarmi un po' di più nel mondo del paranormale. Se vi è piaciuto il video mettetemi un like di supporto, iscrivetevi al nostro canale YouTube e continuate a seguire le nostre rubriche, cioè del lunedì, del mercoledì e del venerdì. Ma soprattutto non perdetevi l'appuntamento più atteso. Ogni due sabati una nuova Real Horror, cioè una nuova indagine del PIT. Io per ora vi saluto e ci vediamo il prossimo mercoledì.